attraversato, puoi anche dire un po' invece l'attualità italiana delle altre campagne. Sì, diciamo, noi ovviamente abbiamo un tipo di attività di campagna che dipende dalle nostre attività internazionali. In Italia vengono declinate a secondo delle nostre casistiche. Per esempio, una cosa un po' particolare che rispetto a, come vedete, Greenpeace International, tutta la questione ovviamente petrolifera, noi abbiamo lavorato soprattutto sulle esplorazioni offshore nell'Artico. Greenpeace International vedete che le classifica come campagna clima e energia, noi l'abbiamo vista soprattutto più dal punto di vista oceani, quindi difesa del mare, perché è un modo anche per noi più di comunicare questo tipo di questione. Chiaramente le cose sono correlate, ad esempio quando noi parliamo soprattutto con i comitati locali della questione petrolifera, noi cerchiamo sempre di far capire che associata a questa c'è la questione dell'efficienza dei motori, perché il problema per come noi lo vediamo è che tutto questo ricerca di risorse petrolifere offshore, che sono spesso i limiti dello sfruttamento, quello dipende dai criteri economici, e per andare a cercare quel di più che può essere compensato semplicemente aumentando l'efficienza dei motori. Quindi la nostra politica, il nostro tipo di domanda è di rinunciare a usare quel tipo di risorse che sono pericolose per estrarre, perché comunque il mare è complicato andare a anche rimediare. Compensazione che potrebbe essere fatta aumentando l'efficienza dei veicoli. Ci sono un paio di processi in corso a Bruxelles per l'efficienza dei veicoli e quindi noi spingiamo contemporaneamente sulla direttiva CO2 automobili, che sapete, abbiamo fatto una campagna su Volkswagen e Volkswagen ha accettato finalmente di perché noi facciamo avanti per evitare o per avere una direttiva che consentisse un sacco di scappatoie. Esatto. La direttiva europea è fatta per cui ogni produttore di auto nella sua flotta che vende annualmente deve rispettare certe medie. Quindi chiaramente chi vende auto grosso, che vorrebbe vendere auto più grosso, ha più difficoltà perché... Sì, perché mentre il frigorifero lo puoi fare molto efficiente ed è semplicemente forse un po' più grosso che più coinventato, nelle automobili diciamo l'efficienza è un po' collegata alle performance, che tu vuoi fare l'accelerazione da 0 a 100, quella ci può fare, il motore non può essere più efficiente. Quindi noi abbiamo quindi come ufficio europeo questo, però in Italia abbiamo fatto un tour sulle trivelle. Esatto, in Italia noi l'abbiamo declinata molto di più sul versante, diciamo, di tutela ambientale del mare. Noi ci siamo concentrati sul cane in Sicilia per due motivi. Il primo vero motivo è che noi avevamo già cominciato a lavorare sul cane in Sicilia per la questione delle riserve marine.